Salve ragazzi! Ma no, regia, così mi hai già spoilerato uno dei pezzi forti. Vabbè ragazzi, cominciamo questa nuova puntata degli ultimi arrivi. Come avete visto, mi è arrivato PlayStation VR, ma non mi è arrivato solo quello. Ci sono tante chicche anche questo mese. Ormai vi ho abituato a puntate un po' più corte, con meno cose da farvi vedere, ma con tante chicche. Quindi ragazzi, cominciamo subito la puntata con gli arrivi del mese. Vai! Eh sì ragazzi, questo mese, più che arrivi è un arrivo, mi è arrivato un unico gioco del mese. Ma che gioco ragazzi, eccolo qua, si tratta di Final Fantasy XII The Zodiac Age. Questa è la Collector Edition di cui vi dovevo fare l'unboxing, ma dato che mi è arrivato una settimana dopo, non ve l'ho fatta più. Poi sto lavorando ancora e non ho avuto il tempo. Se riesco ve la faccio in questi giorni che finalmente andrò in vacanza. E vi farò anche l'unboxing di questa bellissima collector che ho preso dal sito di Square Enix e pagato la bellezza di 249 euro, quindi un bel po' cara, soprattutto visti i contenuti, non sono secondo me all'altezza del prezzo. Comunque l'ho presa lo stesso perché la volevo, me lo voglio giocare perché l'ho iniziato su PlayStation 2 ma poi mi sono bloccato e non l'ho più finito. Purtroppo dovrò riniziare da capo, ma non fa niente, me lo giocherò e in questi giorni vedrò di farvi anche l'unboxing. Questo ragazzi è l'unico gioco che del mese che ho preso questo mese, ma attenzione ragazzi perché ci sono dei bei recuperi, ci sono anche dei retro games e soprattutto delle grandissime chicche, quindi vai con i recuperi. Questo mese ho recuperato solo giochi per PlayStation 4, prendendoli un po' qua, un po' là. Li andiamo a vedere uno alla volta così come capitano. Cominciamo da questo, Ryzen 3 Titan Lord Enhanced Edition. Questa edizione, diciamo, completa di Ryzen 3, uscito già su PlayStation 3, PC e Xbox 360, che è arrivato anche qualche mese fa su PlayStation 4 e Xbox One, in questa versione diciamo completa con tutti i DLC. Questo gioco di ruolo ambientato in un mondo in cui ci sono anche i pirati, quindi mondo particolare. Questo gioco l'ho preso con gli sconti che ci sono stati da Media World, infatti davano i giochi con il 22% di sconto, quindi pagandoli senza IVA, e praticamente mi è uscito sulle 14 euro e me lo sono fatto arrivare online dal sito di Media World. Poi, sempre dal sito di Media World, ho preso anche questo qui, Resident Evil 6, l'ho pagato 25 euro. Di solito costa intorno alle 30. Perché ho preso Resident Evil 6 non il 4, il 5? Perché è l'unico della serie che su PlayStation 3 non mi sono ancora giocato. Quindi ho detto, già che me lo devo giocare, me lo prendo anche per la 4, me lo gioco lì. Vediamo un po' se hanno migliorato un po' i difetti che c'erano, ma ho visto un po' di recensioni, mi pare di no. Comunque me lo voglio giocare lo stesso. Vediamo un po' di seguirmi soprattutto la storia, perché ho visto che ci sono dei problemi anche a livello di giocabilità. Comunque la storia me la voglio vedere, me la voglio seguire e me lo sono recuperato. Vediamo se recupererò anche 1, 2, 4 e 5 più là. Per il momento 0 anche. Per il momento ho preso solo questo, anche perché tutti gli altri me li sono già giocati. Andiamo avanti, sempre dal sito di Media World mi sono preso anche Mighty Number 9. Questo gioco realizzato dal papà di Mega Man, che avevo già preso per Nintendo Wii U, che però ho scoperto essere la versione più buggata, la peggiore di tutte le versioni, e così me lo sono preso anche per PlayStation 4. Attenzione, perché questa è una versione speciale, non so se hanno fatto solo questa o anche una versione normale. Comunque all'interno c'è un poster bello pesante, c'è mi pare la colonna sonora su CD, in più è cross-buy, quindi si può giocare anche su PlayStation Vita e se non sbaglio anche su PlayStation 3, non so se c'è anche per PlayStation 3, sicuramente su PlayStation Vita e su PlayStation 4. Quindi questa versione completa che ho pagato solo 9 euro sempre dal sito di Media World, quindi ottimo prezzo per questo gioco.
Andiamo avanti e dal sito di Amazon mi sono mandato a prendere Outlast Trinity, questa compilation che contiene all'interno i tre giochi di Outlast usciti su PlayStation 4 e anche su Xbox One e su PC, ovvero il primo capitolo di Outlast, l'espansione che ha un nome strano, Whistle's Blower o qualcosa del genere, e il secondo capitolo, tutti insieme messi all'interno di questa compilation che contiene due dischi, uno col primo l'espansione e uno col secondo capitolo. Bellissimo gioco, aspettato, come sapete a me non piacciono i giochi in versione digitale, finalmente mi hanno fatto questa compilation in versione fisica e me la sono presa al volo, tra l'altro è uscita il mese scorso, quindi è quasi un gioco del mese. E l'ho pagata 20 euro dal sito di Amazon, quindi anche ottimo prezzo perché c'erano degli sconti. E sempre dal sito di Amazon mi sono preso anche Abzu, anche questo gioco uscito, se non sbaglio, proprio il mese scorso, quindi quasi gioco del mese. Anche questo pagato 19 euro, 19,90, quindi 20 euro. Bellissimo gioco, molto particolare, in cui voi praticamente nuotate all'interno di un oceano fantascientifico molto bello. Vi consiglio di provarlo perché è veramente un bel gioco, io me lo giocherò molto presto. Sarebbe stato interessante averlo in versione VR, appunto, in tema di PlayStation VR. Comunque già così è molto bello, non costa caro, quindi prendetelo perché è un bel gioco. E ancora, sempre dal sito di Amazon, ho preso Agatha Christie di ABC Murderers, questa avventura grafica vecchio stile realizzata proprio da Microids, quindi loro sono famosi per le avventure grafiche. L'ho preso non da Amazon Italia ma da Amazon UK e l'ho pagato 15 euro. Volevo un'avventura, ho visto un po' cosa c'era. Non so se ci sia l'italiano tra le lingue, spero di sì, se no l'avventura grafica senza italiano, tutta in inglese, costa più fatica che divertimento, quindi non so se me la giocherò. Comunque, se c'è anche in italiano, ve la consiglio perché comunque è una bella avventura grafica. E per finire, qualche mese fa, 4-5 mesi fa, avevo fatto vedere 4 collector che avevo preso a pochi soldi, a 20 euro l'una, dal sito di Rise Digital, ma poi, come segnalato anche da alcuni di voi, all'interno delle collector non c'è niente, non c'è il gioco, ci sono solo i contenuti, quindi adesso dovrò recuperarmi i 4 giochi. Ho cominciato con il primo, ovvero Steins Gate Zero, il primo dei 4 che mi sono recuperato. L'ho preso sempre dal sito di Amazon UK e l'ho pagato 18 euro. Vediamo se riesco a recuperare anche gli altri 3, sempre a un prezzo tra le 15 e le 20 euro. Appena li trovo quei prezzi me le prendo, così completo quelle 4 collector anche con i giochi. Ma vediamo quelli che sono i pezzi forti di questi recuperi. Uno l'avete già visto, ve lo faccio rivedere, ovvero PlayStation VR. Sì ragazzi, sono finalmente, per la gioia dei miei amici del gruppo Zazzoni, anche io mi sono fatto PlayStation VR. Molto presto mi farò anche una PlayStation 4 Pro. Per il momento già ho speso abbastanza soldi per PlayStation VR. Questo PlayStation VR ha una bella storiella, perché praticamente l'ho preso su eBay e l'ho pagato 270 euro, quindi nemmeno carissimo, compreso le spese di spedizione. Poi il gioco, il visore non arrivava mai e io aspettavo, il venditore mi diceva sì che te l'ho spedito, ma ancora non l'avevo spedito. Nel frattempo mi hanno rubato l'account di eBay, quindi non potevo nemmeno fare una contestazione per oggetto perso. Miracolosamente sono riuscito a recuperarmi l'account e finalmente ho segnalato l'oggetto non arrivato e subito il venditore me l'ha spedito e in qualche giorno è arrivato. E anche lui mi ha spiegato che ha avuto problemi con il suo account eBay. Va bene, l'importante è che è arrivato e che funzioni. Quindi finalmente anche io ho PlayStation VR. Potrò provare i giochi che ho preso in questi giorni, ma attenzione perché ho preso un altro gioco insieme al visore, ovvero ho preso Farpoint, eccolo qua, Farpoint, questo shooter, bellissimo shooter, e ho preso in questa versione completa con l'Aim Controller, questo nuovo controller di Sony, utilizzabile appunto con gli shooter in prima persona su PlayStation VR. Lo proverò subito, ancora non l'ho aperto, il PlayStation VR l'ho provato, ma ripeto, sto ancora lavorando, però da oggi sono in vacanza, quindi già stanotte, anche se fa caldissimo, pure 5 minuti lo provo.
E praticamente anche questo ho preso dal sito di MediaWorld e l'ho pagato 69 euro, tutto compreso il game controller più gioco. Quindi secondo me è un ottimo prezzo, anche perché su eBay ci volevano più di 100 euro per prenderlo, quindi l'ho preso al volo. E finalmente potrò provare la realtà virtuale al completo con visore più pistolone. Se riesco vi faccio anche un video prova, magari più in là quando fa più fresco verso ottobre, perché per ora fa caldissimo. E con questo ragazzi è tutto anche per i recuperi. Andiamo a vedere quelli che sono i retro games, perché è arrivato un bel lotto di giochi di per Sega Saturn, quindi vai con i retro games. Sì ragazzi, come vi dicevo, questo mese mi è arrivato un bel lotto di giochi per Sega Saturn. Eccoli qua direttamente dal Giappone. Andiamo a vederli uno per uno, questi giochi che mi sono arrivati. Cominciamo da questo Macross, bellissimo gioco ispirato all'anime uscito tanto tempo fa, che racconta le avventure di questi ragazzi innamorati con questi caccia che si trasformano in robot. Veramente bello, me lo sono visto ai tempi. E altrettanto bello è questo gioco, che praticamente è uno shooter a scorrimento orizzontale con il vostro caccia che si trasforma in robot, e con praticamente tutta la storia. Ci sono tratti di storia proprio tratti presi proprio dall'anime, e invece altri pezzi solo con disegni, con le scritte. Comunque molto bello questo gioco per Sega Saturn, lo cercavo da un po', finalmente l'ho trovato e me lo sono preso. Poi in questo lotto c'era anche Tetris S, questa versione particolare di Tetris che hanno realizzato appunto per Sega Saturn. Solitamente i giochi di Sega Saturn aggiungevano sempre questa S proprio per indicare Saturn. Il gioco è il solito Tetris, però gli hanno aggiunto qualcosina. Ad esempio c'è lo sfondo con i paesaggi della bellezza della Terra, e poi c'è un personaggino che vi farà compagnia man mano che giocate. Insomma, è sempre Tetris, è sempre divertente, quindi fa sempre piacere averlo. Poi, sempre in questo lotto c'era questo gioco Gasun Oyoyo S, anche questo S. Altro puzzle game particolare in cui c'è un personaggino che cammina sul piano di gioco, voi fate cadere gli oggetti cercando di farlo arrivare al punto di goal. Anche questo molto particolare, molto divertente, ve lo consiglio se potete riuscire a provarlo, perché non è male. Poi abbiamo Pup Breeder, questo strano gioco, sembra una specie di simulatore tipo un gioco di Pokémon in cui voi dovete crescere il vostro personaggio, in più potete girare per il mondo tipo un gioco di ruolo. Devo dire, non è un granché, però almeno è nuovo in celofanato, forse è l'unico gioco nuovo in celofanato che ho per Sega Saturn, quindi fa piacere avere un gioco nuovo, e va bene, era nell'otto e ce lo siamo qui. Poi c'era un gioco invece che è proprio il secondo motivo per cui ho preso questo lotto, ovvero Girls Panic SS. Questo gioco, ragazzi, per sapere che possiamo metterlo nella classifica dei giochi per maniaci. Infatti si tratta di un altro puzzle game in cui voi utilizzate una specie di pennellino che va a completare dei disegni, cioè completa dei quadrati, insomma delle figure geometriche, e lì dove riesce a completare la figura compare la parte del disegno. E nella versione da bar, come vedete qui sono diventate delle signorine, nella versione di bar da bar le signorine erano nude, quindi mano che andavate avanti, qua non so, ho visto un paio di gameplay, non mi pare che siano mai nude, però potete comunque vedere le immagini di queste signorine, quindi il gioco è molto interessante, e devo dire, mi ha fatto piacere prenderlo perché l'ho giocato tante volte al bar nella versione maniaca, questa è la versione più soft, però comunque bellissimo il gioco. E poi in questo lotto c'erano due doppioni, e purtroppo che dobbiamo fare? Uno è questo qui, Street Fighter Zero, capitolo di Street Fighter ambientato prima dello Street Fighter normale, appunto Zero. Molto bello, con questa grafica più cartonosa, bellissimo picchiaduro. Se non l'avete mai provato, vi consiglio di provare i tre capitoli. Questo è il primo, e attenzione perché c'era anche il secondo, eccolo qua, secondo. In questa versione è in celofanata, ma non è nuova, è usata, qui c'è il sigillo di garanzia. Non so se l'hanno aperto e poi l'hanno richiuso, e l'hanno messo.
bellissimo, altra bustina, sembra quasi nuovo comunque. C'è anche la spin card, quindi quello che avevo io non era in queste condizioni, quindi sicuramente mi tengo questo e quell'altro, vediamo se me lo vendo. Comunque, secondo capitolo, Street Fighter 02, adesso mi manca solo il terzo. Se voi ce l'avevo già, due doppioni, vabbè, pazienza. E con questo è tutto anche per quanto riguarda i retro games. Come vedete sto andando un po' veloce perché fa caldissimo, ragazzi, sto sudando come una fontanella, quindi sto cercando di accelerare un po' per non rimanere morto asfissiato qua. E quindi, ragazzi, passiamo finalmente alle chicche del mese, che questo mese sono veramente tante e belle, quindi vai con le chicche del mese. Tante e belle le chicche del mese di questo mese, mi sono arrivate la maggior parte dal sito di Play Asia, tranne una che è un nuovo capitolo di Limited Run. Ma cominciamo con l'unico gioco che non è per PlayStation 4 o Sega Saturn, avete visto solo giochi per PlayStation 4 e Sega Saturn, ovvero un bellissimo shooter per PlayStation Vita, eccolo qua, Soldier X2 Final Prototype, eccolo qua, che era uscito l'anno scorso su Limited Run, non sono riuscito a prenderlo perché è andato a ruba, e me lo sono preso in questa versione asiatica, versione asiatica distribuita da East Asia Soft, che praticamente mi sa che è in collaborazione con Play Asia, se non addirittura è di Play Asia, e praticamente produce giochi digitali in versione fisica per il mercato asiatico, quindi praticamente identica alla versione americana, solo con la copertina scritta in cinese, non so se lo vedete, c'è scritto già anche qui, c'è il simbolino in cinese. Comunque, questa versione fisica di questo bellissimo shooter, tra l'altro mi hanno mandato anche questa cartolina uguale praticamente, con un doppio disegnino avanti e dietro, anche la copertina del gioco ha una doppia cover che si può invertire. Comunque, bellissimo shooter, ragazzi, sapete a me piacciono un sacco gli shooter a scorrimento orizzontale, pagato 20 euro appunto dal sito di Play Asia. Ma andiamo avanti, vediamo il gioco proprio di Limited Run che mi è arrivato questo mese, ovvero Broken Age, questa bellissima avventura grafica che io avevo già iniziato perché l'avevano dato con PlayStation Plus, poi io non mi sono più aggiornato con PlayStation Plus, quindi è rimasta lì bloccata. Finalmente, non so se me la farà continuare da dove sono arrivato, se mi fa iniziare dall'inizio. Questa potrebbe essere la prima delle copie di Limited Run che vado ad aprire completamente, perché non lo voglio finire il gioco perché mi piaceva, ed è anche la prima versione con una sovracover di cartone, solitamente che arriva solo il gioco normale, con la solita, il solito adesivo di Limited Run e la cartolina del gioco con il riassunto di tutti i giochi, che sono un bel po', infatti questo è il numero 60, quindi un bel po', e con il tagliandino che ti dice che questa è numerata della 57.467esima copia, penso totale di tutte le 60.000, infatti 57.000 di 60.000 uscite finora. E questo è il gioco normale, in versione fisica, non digitale, che è sempre una cosa molto bella. Andiamo avanti, vediamo cos'altro mi sono arrivato. Mi è arrivato sempre dal sito di Play Asia. Mi sono preso un paio di Limited Edition, versione esclusiva, perché adesso anche Play Asia si è messa a fare queste versioni esclusive. Però li fanno in questa specie di collector edition che contengono altro materiale oltre il gioco. Questo è Semispheres, un gioco puzzle game in cui utilizzate due sfere in due mondi diversi parallelamente. Lo schermo è presente diviso in due e dovete risolvere i vari enigmi. Magari toccate un pulsantino che fa aprire la porta di qua, mentre l'altro si muove. Insomma, è molto particolare. E questa, anche questa, è limitata. Mi pare che ne hanno fatto 1000 copie, questa è la 624esima, qua c'è il tagliandino, che secondo me sono meglio questi tagliandini di quei fogliettini, spero che cambino prima o poi anche da Limited Run. E insieme al gioco, poi non so perché, mi hanno mandato anche questo adesivino che potevo mettere già dentro, comunque fa sempre piacere. Ma non è l'unica, perché insieme a questa mi sono preso un altro puzzle game, che è Alchemist Joust, eccolo qua. Anche questo con il suo adesivino, anche questa nello stesso formato, con la scatola di cartone, con contenuti in più, e anche qui dietro scritto in giapponese, in cinese voglio dire, perché è prodotta sempre da
Instanzia Soft, appunto, come dicevo, Instanzia Soft probabilmente è una, diciamo, fa parte sempre del gruppo di PlayAsia. Gioco molto particolare, anche questo, un puzzle game più quasi uno strategico, in cui voi utilizzate delle gocce di fuoco di acqua combattendo con il vostro avversario che utilizza le stesse cose, le mettete nel giusto ordine e praticamente riuscite a vincere la battaglia. Molto particolare anche questo gioco, che è, c'è solo in versione digitale, ma che grazie a Asiasoft adesso ho anche in versione fisica, e andiamo a vedere i due pezzi forti veramente di questi ultimi arrivi. Cominciamo da questo, Ghostblade HD, bellissimo shooter, la scatola un po' meno bella, infatti vedete è completamente anonima, non c'è scritto niente, anche questa versione limitata è la 1437 di, mi pare che di questo ne sono uscite 3000 copie, bellissimo shooter, è uscito l'anno scorso se non sbaglio su Sega Dreamcast, è riproposto in versione HD anche per PlayStation 4, è uno shooter a scorrimento verticale, non orizzontale. Anche con questo mi hanno dato l'adesivino come gli altri e in più altri adesivi qua con il mezzo che potete utilizzare e i piloti dei mezzi, i mezzi perché ci sono dei diversi mezzi. E anche qui altri contenuti all'interno della scatola. Bellissima collector, sono contento di aver preso questa. Le altre sono, non sono costate tantissimo, mi pare sui 15 euro, queste invece sui 35, ma il vero pezzo forte degli ultimi arrivi di questo mese è questo qua, eccolo qua, Darius Burst CS, che sta per Chronicle Saviors Limited Edition. Limited Edition anche questa venduta da Limited Run, è praticamente andata a ruba in un paio di secondi, è andata a ruba, in verità è identica, appiccicata a questa nei contenuti, l'unica differenza è sul retro, qua è scritto tutto in giapponese perché questa è la Limited Run giapponese, la versione giapponese di questo bellissimo shooter, e invece da Limited Run è uno scritto in inglese, ma è uguale praticamente sia nei contenuti che nella scatola, a parte la scritta in inglese dietro, è identica a quella di Limited Run. Questa non ha una taratura limitata in realtà, anche se si chiama Limited Edition, invece quella di Limited Run era limitata a 3000 copie, ma essendo identica non è che mi importi tantissimo, quindi sono contento di aver preso questa, che ho pagato intorno ai 90 euro sempre dal sito di PlayAsia insieme agli altri, poi mi hanno fatto pagare altri 60 euro di dogana, mannaggia loro, 60 euro di dogana, quindi alla fine ne è uscito una 15 euro in più ogni gioco, però vabbè, pazienza. E quindi ragazzi, con questo, questa bellissima Limited, di cui anche di questa vi farò l'unboxing nei prossimi giorni, perché ci sono dei bei contenuti all'interno, quindi rimanete collegati con noi per vedere l'unboxing sia di Final Fantasy che di Darius Burst GS. Con questo finisce questa puntata degli ultimi arrivi, molto veloce a causa del caldo che mi sta praticamente ammazzando. E ragazzi, vi saluto, non mi avete mandato nemmeno questa volta un video saluto, quindi ragazzi vi ricordo, mandatemi i vostri video saluti qui a questa email, mandateli con WeTransfer se sono troppo grandi, utilizzate WeTransfer, così io li caricherò nella prossima puntata degli ultimi arrivi. Anche questa volta utilizzerò un video saluto di repertorio praticamente di 2 anni fa che ci ha rilasciato Fraus di Parliamo di Videogiochi al Cosenza Comics, e vi rimando a prossimo mese con la nuova puntata degli ultimi arrivi. Ragazzi, vi saluto, ciao ciao, buone vacanze! Salute Copax Games da Fraus, ciao! Che caldo della Madonna, porco Dio, non ce la faccio più nella mangiare. Ma basta.